Siamo qui alle finali mondiali Ferrari a Imola con Antonio Fuoco. Oggi un giorno importante per te perché è arrivato anche il rinnovo di contratto. Quindi ti chiedo, in un ambiente così, da pilota Ferrari, da italiano, cosa significa tutto questo per te? Beh, sicuramente un'emozione unica, essere qui a Imola alle finali mondiali dopo il successo di Le Mans, avere la possibilità e l'opportunità di festeggiare con i nostri tifosi è qualcosa di veramente unico. In più questo weekend c'è ancora qualcosa di più speciale, il rinnovo di contratto, quindi poter avere la possibilità di continuare in questo progetto è qualcosa che mi rende veramente orgoglioso e carico per il futuro. Hai citato Le Mans, quindi non posso non chiedere il più grande successo di questa stagione. Che emozioni sono state per te? Abbiamo visto l'abbraccio con Miguel. Raccontaci quel momento perché è stato davvero incredibile. Ma è stata un'emozione unica, onestamente difficile da descrivere quel momento perché ti passano tantissime cose per la mente, però credo sia stato un grandissimo risultato di squadra. Abbiamo lavorato veramente in maniera maniacale per questo risultato e alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi è una grandissima soddisfazione e un grandissimo risultato. Manca ancora una gara alla fine del campionato. Quanto sei soddisfatto di questo progetto 499P? Sappiamo che il mondiale è difficile, ma raccontaci un po' questa stagione, cosa hai provato con i tuoi compagni di squadra. In generale penso che se pensiamo che siamo partiti solo 2 anni fa con la 499P, abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Sia lo scorso anno abbiamo avuto dei buoni risultati, ma anche quest'anno ci miglioriamo ogni gara, quindi in generale direi un bilancio positivo. Adesso andiamo in Bahrain, siamo indietro di un po' di punti rispetto ai nostri avversari, però credo che a questo punto della stagione noi non abbiamo tanto da perdere, quindi andremo lì cercando di fare il nostro massimo, cercando di mettere pressione ai nostri avversari e magari provare a vincere il titolo mondiale. Ti faccio l'ultima domanda, visto che siamo circondati dal rosso, dal cavallino rampante, da tutte queste monoposto storiche, qual è la tua preferita? Non vale dire la 499P. Allora, per me è la 499P. Okay, te lo concedo. Grazie mille. Grazie. Antonio.